Puoi modificare gratuitamente il servizio associato al tuo dominio Aruba solo se l'ordine di rinnovo viene effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del dominio e il costo indicato nel carrello sarà pari al costo del nuovo servizio scelto. Potrai effettuare la modifica anche se mancano meno di 90 giorni alla scadenza. In tal caso, sarà necessario effettuare il pagamento una tantum per la variazione del servizio. I servizi aggiuntivi acquistati in fase di modifica del servizio avranno la stessa data di scadenza del dominio. Per modificare il servizio ed eseguire contestuale rinnovo del dominio, accedi alla pagina managehosting.aruba.it con lo username Aruba e la relativa password. All'interno del pannello visualizzerai l'elenco dei domini collegati al tuo username. Se hai diversi domini e quello prossimo alla scadenza non è visibile in elenco, utilizza il campo di ricerca per trovarlo. Una volta individuato, clicca il pulsante Rinnova in corrispondenza dello stesso. Seleziona il dominio che intendi rinnovare. Apri il menu indicato per scegliere il nuovo servizio tra quelli disponibili in elenco. Modifica o aggiungi nuovi servizi. Prosegui. Alla pagina Database in scadenza, scegli il database che vuoi rinnovare. Le modifiche di servizio non presenti all'interno della lista proposta richiedono l'intervento dell'assistenza Aruba. In tal caso, ti consiglio di aprire una richiesta dal portale assistenza.aruba.it. Prosegui con l'ordine. Potrai successivamente editare i dati di fatturazione del dominio e inserire l'eventuale identificativo per la fatturazione elettronica. Prosegui. Scegli la frequenza di rinnovo per il dominio e per gli eventuali database ed altri servizi aggiuntivi selezionati. Accetta le condizioni contrattuali del servizio, spuntando le caselle corrispondenti e il metodo di pagamento che preferisci. In caso di pagamento con carta di credito o PayPal, il rinnovo automatico è attivato di default sull'ordine effettuato. L'impostazione è modificabile in qualsiasi momento dall'area clienti. Per maggiori dettagli sulla procedura, consulta la videoguida dedicata. Ben fatto! Il tuo ordine è andato a buon fine, ma il rinnovo è completo solo dopo la registrazione del pagamento da parte di Aruba e si conclude con la ricezione della comunicazione di conferma all'indirizzo email presente in anagrafica. Il nuovo servizio viene attivato entro 24-48 ore dalla registrazione del pagamento. Data e mese di scadenza restano uguali. Ciò che cambia è l'annualità, che viene prorogata. Il vecchio servizio è disattivato all'attivazione del nuovo, quindi prima della scadenza dell'annualità in corso. Il contenuto del sito presente sul vecchio spazio web non viene spostato automaticamente sul nuovo e il pannello DNS viene resettato al cambio del servizio. Prima di richiedere la modifica del servizio, assicurati di avere una copia di backup del materiale e della posta elettronica se necessario.